Ciao amici nottambuli, durante la seconda metà degli anni 70 in Italia andava di moda il genere cannibal, anche se in realtà qualche film che trattava l'argomento era già uscito in precedenza. Comunque questo film di cui vi parlo oggi secondo me è tra i più divertenti, La montagna del dio cannibale, data d'uscita 10 agosto 1978, regia Sergio Martino, con Claudio Cassinelli e Ursula Andres. Questo genere di film avevano tutti una trama molto simile. Per un motivo o per un altro si organizzava una spedizione nella giungla, in qualche angolo remoto del pianeta, e lì cominciavano i guai. Vediamo la trama. Susan, cioè la Andres, organizza insieme al fratello Arthur, cioè Antonio Marsina, e alla guida Edward, che sarebbe Stacy Keach, una spedizione segreta in un'isola papuana per scoprire che fine abbia fatto suo marito, Harry Stevenson. Durante il viaggio si verificano situazioni funeste che culminano in un incontro ravvicinato con una popolazione indigena antropofaga. Dopo circa tre quarti d'ora dall'inizio del film, entra in scena Claudio Cassinelli nei panni di Manolo, un avventuriero che si trova lì nella zona e salva Susan da un attacco dei cannibali. Con l'arrivo di Cassinelli il film diventa anche più interessante, perché comunque sia lui che la Andres come interpretazione sono molto più bravi di Stacy Keach e Antonio Marsina. Manolo si aggrega quindi alla spedizione e il film è in sostanza una gita nella giungla con tutti i vari pericoli del caso: tarantole, pitoni giganti e poi anche coccodrilli affamati pronti ad amputare qualche braccio ai malcapitati. Non mancano le scene splatter. Ci sono anche varie trappole nella giungla che fanno fuori qualcuno del gruppo. Vedrete anche una bella virazione fatta dal capo dei cannibali. Insomma, il film è ben condito con vari effetti da macelleria, ma senza esagerare. Sarà una prelibatezza per gli amanti del genere. Il film è interessante da seguire anche per qualche colpo di scena che rivelano i protagonisti. Alcuni di loro scopriremo che sono senza scrupoli, pronti a farsi fuori a vicenda per motivi di denaro. Poi un pizzico di erotismo quella per arricchire. C'è anche una scena di sesso tra un cannibale ed un suino. Non manca proprio nulla. Sergio Martino poi regala delle bellissime riprese, paesaggi veramente da sogno, natura incontaminata. Sicuramente un film bello da vedere anche per questo. Bisogna anche dire che esistono film più violenti nel genere cannibal, uno su tutti, Cannibal Ferox di Lenzi, che vedremo in un prossimo video. Ma nonostante tutto, Sergio Martino riesce a dare a questo film un buon ritmo e il risultato è molto divertente. Belle le musiche dei De Angelis, che non deludono mai, sono state pubblicate in una compilation assieme alle musiche di Messalina Messalina, quindi è un film assolutamente consigliato e disponibile in DVD. Sono il cinefilo notturno, non sono un esperto di cinema, ma uno che soffre di insonnia ed è costretto a vedere un film dopo l'altro. Ci sentiamo alla prossima, ciao amici nottambuli!